Allora, benvenuti a tutti e a tutte, un carissimo saluto, ci fa molto piacere avervi qua e speriamo che questi incontri vi siano utili anche per il futuro, come sicuramente per noi sono un grande momento di comunicazione, di verifica anche del nostro lavoro. Ed è un grande piacere, un onore per me darvi il benvenuto anche a nome dell'Accademia Nazionale dei Lincei. E come sapete è stata fondata per iniziativa di Lamberto Maffei una fondazione proprio dei Lincei per la scuola, il che dovrebbe garantire una continuità a un lavoro che era partito in modo un po' artigianale. È una iniziativa a cui noi tutti crediamo molto, come credo che anche voi ci crediate. E devo dire che abbiamo avuto in Toscana, se non sbaglio, vero lei, ecco lei è la nostra anima in realtà, abbiamo avuto 900 domande e purtroppo a causa degli spazi non siamo stati in grado di accettare anche alcune domande. Come dire, ci fa piacere naturalmente che ci sia una risposta così ampia e ci dispiace che diciamo, i limiti di spazio ci abbiano costretto a dire alcuni no. Va bene, allora io comincerei a presentarvi il mio tema, dopo ci sarà la possibilità di discutere e ci sarà anche un coffee break, vero? Benissimo. Allora io magari mi siedo. Pensavo... Oggi di dirvi qualcosa sull'arte della memoria che insomma non è una cosa notissima a tutti, neanche ai miei colleghi devo dire, quindi diciamo spiegarvi un po' che cos'è stata e che cosa si intende per arte della memoria, questa sarà la prima parte, poi fare una breve rassegna storica, cioè di come è stata l'arte della memoria fino al Medioevo. E poi vedremo, diciamo, se questa tradizione ci aiuta a capire alcuni aspetti della Divina Commedia. Ecco, quindi questo sarà un po' il percorso che faremo. Ecco, per dire che cos'è stata l'arte della memoria, vorrei partire da una storia vera che si colloca nell'allora Unione Sovietica agli inizi, diciamo negli anni 30. All'inizio c'è la storia di un ragazzino ebreo che vuole comprare un gelato e chiede alla commessa, guardate qui ci sono posti, non state in piedi, chiede alla commessa che tipo di gelato ha e lei gli risponde che ha del plombier. A quel punto il ragazzo scappa via senza comprare il gelato, eppure questo plombier era un ottimo gelato alla panna con cioccolato, nocciola, frutta. Cos'era successo? Era successo, come racconterà il ragazzo ad anni di distanza, che quando la commessa aveva detto plombier, lui aveva visto come se dalla bocca di lei uscisse un mucchio di carbone. Quindi aveva associato, diciamo, il suono della parola non col gelato, ma appunto con questa immagine che gli aveva bloccato il desiderio appunto di mangiare il gelato. Perché mi sono fermata su questo processo? Innanzitutto cerchiamo di capire cos'era appunto successo. Si era messo in moto quello che noi chiamiamo un processo di sinestesia, cioè un processo in cui saltano, diciamo, i confini tra le diverse sensazioni. In questo caso, come dire, l'udito della parola plombir si era trasformato in immagine, in colori, in sensazioni tattili e di gusto. È qualcosa di simile a quello che succede in una famosa poesia, vi ricordate, di Arthur Rimbaud, il quale appunto associa, ad esempio, alle vocali i colori, i suoni, i sensazioni, quindi a noir et blanc, i rouge, i vert e così via. Quindi la sinestesia, diciamo, è un processo che in un certo senso accomuna sia la sperimentazione artistica, come nel caso di Rimbaud, sia appunto l'esperienza quotidiana. Cosa succede poi a questo ragazzo appunto che aveva rifiutato il gelato a causa di questo processo? Questo ragazzo diventerà un adulto che ricordava inesorabilmente tutto, cioè non riusciva a dimenticare niente.
Non so se avete letto quel racconto di Borges, appunto Funes e il memorioso, in cui succede appunto qualcosa del genere, cioè il ricordo diventa esagerato, insomma, cioè ogni singola parola, come dire, crea intorno a sé una rete di associazioni pesante, per cui appunto, come dire, l'eccessiva memoria crea il bisogno dell'oblio, insomma, no? Crea il bisogno del vuoto. C'è un grande studioso, Alexander Luria, di cui vediamo una foto, il quale appunto ha studiato il caso di questo ragazzo, di cui abbiamo raccontato l'episodio del gelato, e che si chiama Sceresewski. Questo Sceresewski dapprima cerca di vivere in modo normale, fa diversi lavori, fa il giornalista e così via, ma alla fine appunto cede in un certo senso la propria memoria e decide di esibirsi come un fenomeno, appunto come mnemonista, come l'uomo che ricordava tutto. La cosa interessante, anche se noi non avremo tempo di fermarci su questo, è, diciamo, il modo in cui i due, cioè Sceresewski da un lato e Luria, lo scienziato che lo studia, si confrontano. Cioè sono due persone straordinarie, per cui Sceresewski ha la capacità, come dire, quasi di guardarsi dal di fuori, no? Di studiarsi. E nello stesso tempo Luria, come dire, ha un tipo di medicina che io considero straordinaria, cioè un tipo di medicina che non vuole isolare il sintomo, la malattia in un certo senso, perché anche l'incapacità di dimenticare, diciamo, no? Può essere una malattia, una distorsione, ma, come dire, cerca di inserire il sintomo nella storia della persona. È qualcosa di simile a quello che poi farà Oliver Sacks, sapete che è morto da poco, diciamo, no? Famoso per, anche per il film, insomma, per dei bellissimi libri, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e così via. Ecco, Oliver Sacks, che ha questa grande capacità di narrare e anche di non isolare il sintomo, no? Ma di studiare il sintomo, anche come qualcosa che ci permette di capire la persona. Ecco, tutto questo appunto viene da Luria e da questa, fra l'altro, da questo suo studio appunto di Sceresewski, cioè di questo mnemonista, di quest'uomo che ricordava tutto. Ecco, ma come faceva a ricordare tutto? Un po' per natura, evidentemente, perché fin da bambino non gli capitava. Un po', e questo è interessante, quando lui decide appunto di esibirsi come mnemonista, comincia appunto a studiarsi, no? A osservarsi e quindi, diciamo, a mettere a fuoco cosa succedeva nella sua mente. Allora, abbiamo già visto, succedevano delle forme di sinestesia, no? Abbiamo fatto il caso di Plombier. Quindi le parole potevano appunto trasformarsi in sensazioni e in immagini. Ecco, cosa succede perché le immagini appunto non diventino eccessive, non si crei il caos? Sceresewski impara a controllarle. Quindi, diciamo, le parole producono immagini e lui colloca le immagini in diversi luoghi. Ad esempio, lui stava a Mosca, in via Gorki, oppure nel cortile, diciamo, in cui aveva passato l'infanzia. Cioè, cosa fa lui? Utilizza sia degli spazi reali, non so, la passeggiata che faceva, sia dei ricordi dell'infanzia, sempre legati a degli spazi, appunto, ad esempio, il cortile dove giocava. Cosa succedeva? Succedeva, appunto, che nel cuore del Novecento, senza che né Sceresewski né Luria, che lo studiava, conoscessero la tradizione dell'arte della memoria, in realtà, come dire, era ricomparsa sulla scena l'arte della memoria. Cioè era ricomparsa sulla scena una tradizione antichissima che aveva usato esattamente appunto questi elementi. Infatti appunto la tradizione dell'arte della memoria, come vedremo meglio, sono sostanzialmente tre. Quindi sono le immagini, immagine sagentes, perché evidentemente le immagini ci devono colpire, se no non ce le ricordiamo, i luoghi, cioè le immagini devono essere collocate in un percorso e appunto ci deve essere un ordine, un percorso, perché se no sappiamo benissimo che c'è il caos, che non ci ricordiamo. Allora, nel momento stesso in cui appunto diciamo, ma guarda, nella Russia del Novecento, in fondo senza saperlo, no? Questi qua avevano riscoperto una tradizione molto antica, ci rendiamo anche conto di come le cose fossero cambiate.
Noi oggi parleremo di come Dante probabilmente usava l'arte della memoria. Io mi sono a lungo interessata di come l'arte della memoria veniva usata nel Rinascimento. Ecco, ma ad esempio nel Rinascimento personaggi come Giordano Bruno, no, venivano invitati a corte perché insegnassero i segreti della memoria. Purtroppo Giordano Bruno poi verrà invitato anche dal Morosini a Venezia, che poi lo tradirà, ma per dire che l'arte della memoria veniva insegnata nelle università, veniva considerata appunto come molto importante. Invece qui chi abbiamo che pratica, anche senza saperlo, diciamo, l'arte della memoria? Appunto uno che si esibisce come un fenomeno, no? Che si esibisce quasi come un fenomeno da baraccone. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che da un lato, come dire, gli elementi di fondo sono gli stessi, però è cambiato lo statuto della memoria, cioè non è più qualcosa di fondamentale, di una grande dote, diciamo, ma appunto è qualcosa quasi da outsider, no? Da relegato, diciamo, quasi una cosa appunto che crea problemi, quasi un aspetto psichiatrico. Ma diciamo, prima di arrivare qui, appunto, come avevo già accennato, l'arte della memoria aveva una lunghissima tradizione. Ora noi viviamo in un mondo in cui, diciamo, il problema di ricordare è molto meno importante, perché abbiamo appunto questi strumenti, abbiamo internet, il computer. Ecco, quindi dobbiamo anche fare uno sforzo di fantasia per capire perché invece, no, in altre società, in altri tempi, la questione del ricordo era così essenziale. E cominciamo proprio dalle origini. Cioè, nel mondo greco la memoria è addirittura una dea, Mnemosine. Perché è una dea? Beh, intanto perché è la madre delle muse, e quindi, diciamo, questo ci fa subito vedere il rapporto tra memoria e poesia. Perché? Perché, beh, se pensate ai poemi omerici, che probabilmente nascono appunto in una società orale, in una società che non conosce ancora la scrittura, i poemi omerici costruiscono anche la memoria e quindi l'identità della comunità, del genos. Cosa raccontano? Le storie degli eroi, la storia degli dei, trasmettono un'enciclopedia di valori e di conoscenze, diciamo, che tiene insieme le persone, no? Che costruisce proprio il senso di identità. Ecco, ma il testo poetico, per fare questo, deve essere memorabile, cioè deve essere capace di imprimersi sia nella mente dell'aedo che lo canta, sia nella mente appunto di chi lo ascolta. E qui appunto sono state fatte anche degli studi molto belli, in cui ad esempio fanno vedere come l'uso delle formule, no? Serva anche a questo, come ad esempio, non so, Minerva Glaucopide dagli occhi celesti, no? Sono delle formule, diciamo, che tipizzano il personaggio, che ci aiutano sia a ricordarlo sia a costruire poi l'esametro. Cosa succede con la scrittura e con la nascita della città? In un certo senso, diciamo, la memoria scende, no, dal cielo sulla terra, anche se per secoli poi i poeti continueranno a invocare le muse, no, e quindi anche Mnemosine, e appunto diventa un'arte, cioè diventa qualcosa che si può insegnare. E secondo la tradizione, l'inventore dell'arte della memoria è Simonide di Ceo, cioè un poeta dell'età presocratica, del quale si raccontano vari episodi, fra cui si dice, primo, che è stato il primo a farsi pagare, quindi, diciamo, il nostro collega ha voluto un riconoscimento economico anche del lavoro intellettuale. Secondo, sarebbe stato il primo a paragonare la poesia alla pittura. E sapete, diciamo, che questo modo di dire, per cui, diciamo, si dice che la pittura è una poesia silenziosa e la poesia una pittura parlante, ha poi una lunghissima tradizione. Cioè, quindi Simonide sarebbe stato il primo a paragonare la poesia e la pittura. Perché questo è importante? Beh, perché, diciamo, uno che appunto paragona la poesia alla pittura è uno che sa vedere cosa accomuna le due esperienze, al di là di quello che si usa, degli strumenti che si usano. Quindi, diciamo, è interessante che allo stesso personaggio si attribuisca l'invenzione dell'arte della memoria, perché l'arte della memoria è giocata soprattutto sulle immagini mentali, quindi immagini create, no, sia dalla pittura che dalla scultura che dalla poesia. Ecco, quindi abbiamo visto appunto come si passa, diciamo, dalla divinità all'arte, e anche come l'arte della memoria, come dire, interagisca con la scrittura.
Cosa succede? Succede appunto che via via, come sapete, appunto si comincia a usare la scrittura, così come poi si useranno i manoscritti, così poi ci saranno i libri, così poi ci saranno i computer e così via. Ogni volta che c'è una innovazione, diciamo, tecnologica, cioè una trasformazione nei modi di comunicazione, e questo è un tema evidentemente che oggi ci riguarda molto da vicino, come dire, le nostre facoltà mentali si rimodellano, cioè non è che semplicemente appunto i diversi strumenti, no? Sono solo degli strumenti che usiamo, no, hanno una ricaduta anche appunto su di noi che le usiamo. E probabilmente, ad esempio, il fatto di appunto che si cominci a usare la scrittura fa sì che anche la nostra mente, in particolare la memoria, ma insomma la nostra mente, vengono concepiti appunto in termini spaziali, cioè così come la scrittura, no, è qualcosa di visibile, è qualcosa che si colloca nello spazio, così appunto c'è l'idea che in fondo chi produce, quello è la nostra facoltà, diciamo, che produce la memoria, appunto, no, che produce la capacità di ricordare, sia qualcosa che possiamo immaginare come uno spazio, appunto come un edificio, poi tornerò su questo. Quindi cosa si dice a chi è scettico, diciamo, verso l'arte della memoria? Si dice: ma così come se tu incidi appunto su una tavoletta di cera o quello che si usava, diciamo, dei segni, delle lettere dell'alfabeto, e poi dopo tu torni a distanza di tempo, quelle lettere ti restituiranno i significati che gli avevi consegnato. Quindi appunto si paragona, no, la scrittura al modo di ricordare, così come scrivendo appunto si incidono o si dipingono i caratteri dell'alfabeto, così appunto sarebbe possibile, come dire, scrivere nella nostra mente dei segni, delle immagini che a distanza di tempo appunto ci dovrebbero restituire i ricordi. Voglio qui accennare solo rapidamente al fatto che c'è anche una medicina della memoria. Questa è un'immagine del 1600, diciamo, ma fin dall'inizio ci si rende conto che non è solo un processo mentale, ma che le condizioni fisiche, no, sono importanti. E in particolare, qui lo vedete anche qua, ci sono le teorie mediche che cercano di localizzare le diverse facoltà. Quindi la memoria starebbe qua dietro, diciamo, starebbe qua dietro. Quindi cosa succede nella tradizione? Succede, diciamo, che abbiamo due versanti. Da un lato, appunto, l'arte della memoria che usa le immagini, quindi che punta soprattutto sulla mente. E poi abbiamo invece una serie di droghe, di medicine, di diete, no? Che sono appunto la medicina della memoria. Questo perché? Perché in fondo, diciamo, uno degli aspetti di questa tradizione è la consapevolezza degli stretti rapporti che ci sono, diciamo, tra corpo e psiche, diciamo, tra la dimensione mentale e la dimensione fisica. Ecco, dicevo prima appunto che probabilmente anche in relazione appunto all'uso della scrittura, come dire, il modello, no, dello spazio ordinato su cui si scrive si proietta nella mente che lo costruisce, e quindi appunto anche la mente, anche la memoria vengono viste come qualcosa che vive nello spazio. E vi faccio alcuni esempi, ma questo, diciamo, potremmo farne molti altri. Nelle Confessioni Sant'Agostino, no, parla dei palazzi della memoria, delle caverne della memoria, no, da cui via via vengono fuori evocati da lui i fantasmi dei ricordi. Oppure Petrarca, ad esempio, parlerà dello scrigno, cioè dirà che la memoria è come uno scrigno in cui appunto lo studioso colloca via via i risultati delle sue letture, dei suoi studi, della sua meditazione. Solo che appunto bisogna stare attenti, lui dice, perché così come nello scrigno si può produrre una piccola fessura, no? Così nella nostra mente, nella memoria, appunto, i ricordi possono sfuggire. E questo è un altro aspetto affascinante di questa tradizione. Cioè, tutta questa tradizione crede molto al potere della memoria, no? Alla immensità della memoria, ma anche alla fragilità della memoria, appunto, come la memoria è fragile, come si può rapidamente consumare o distruggere. Per darvi solo un altro esempio, Dante, vi ricordate, all'inizio della Vita Nuova,
parla del libro della propria memoria ed è bellissimo perché ne parla come di un codice miniato, no? Con le iniziali in rosso, con le rubriche in rosso. Quindi, come vedete, ci sono vari altri esempi che possiamo fare, ma cosa accomuna questi diversi esempi? Accomuna proprio l'elemento spaziale, cioè la memoria e quindi la mente può essere o un edificio, appunto il palazzo di Agostino, o un piccolo scrigno, o un libro. Quindi diciamo, in ogni caso c'è una dimensione dello spazio, può essere uno spazio tridimensionale, oppure appunto può essere lo spazio della pagina scritta. Abbiamo detto che oggi, nell'età di internet, stiamo vivendo per il momento quella che è solo l'ultima di una lunga fase di rivoluzioni, no? Nei mezzi di comunicazione, appunto la scrittura, il manoscritto, il libro stampa. E via via è interessante vedere appunto come tutto questo abbia una ricaduta anche sulle metafore che usiamo per la memoria. C'è il libro di uno psicologo, di uno studioso di psicologia olandese, Draisma, il quale ha detto appunto che se noi studiamo le diverse metafore, no, le diverse immagini che via via sono state usate per la memoria, è come, lui dice con un'immagine molto carina, è come se facessimo una visita nei depositi di un museo della tecnologia. Nel senso che via via appunto la memoria viene paragonata, abbiamo detto, al manoscritto, come nel caso di Dante, poi verrà paragonata, non so, alla camera oscura, alla fotografia, insomma, fino appunto al computer, anche se sono sempre paragoni che reggono fino a un certo punto, perché la capacità fondamentale della memoria umana è quella di non essere fotografica, è quella proprio di trasformare le cose, no? Perché anche tutta questa tradizione di cui stiamo parlando, e poi vedremo benissimo in Dante, è giocata sulle associazioni, cioè la memoria non fotografa, è qualcosa che trasforma le cose. Già Aristotele diceva lo stesso succede nei sogni, no? Dove appunto sappiamo cosa può significare qualcosa che vediamo, ma non è difficile che vediamo proprio quello, no? Lo vediamo, diciamo, attraverso delle associazioni. Ecco, ma detto questo in maniera molto introduttiva, veniamo a noi. In particolare veniamo appunto a cosa succede nel mondo classico e poi nel Medioevo, per poi passare a Dante. Ecco, nel mondo classico, come dire, l'arte della memoria serve soprattutto all'oratore, che deve ricordare appunto in pubblico il discorso da fare. Infatti gli antichi precetti ci vengono trasmessi ad esempio da Cicerone, no? E poi da Quintiliano. Cosa succede nel Medioevo? Ecco, nel Medioevo succede qualcosa di molto interessante, cioè come spesso capita, il mondo cristiano cosa fa? Il mondo cristiano, diciamo, recepisce la tradizione classica pagana, la usa e la trasforma a propria immagine e somiglianza. Cioè già nel mondo classico, ad esempio in Cicerone, ricordare ha anche una dimensione etica, e questo è un aspetto bellissimo, diciamo, no? che vale anche per noi oggi, cioè ricordare può essere anche un impegno etico, un impegno morale. Ecco, e secondo appunto Cicerone, il fatto di ricordare quindi è importante per la costruzione della sapienza, no? Della capacità di prevedere il futuro, almeno di muoversi nel presente. Ecco, cosa fa il mondo cristiano? E questo è veramente essenziale per Dante. Cioè, il mondo cristiano accentua fortemente la dimensione morale, la dimensione etica, diciamo, della memoria. Dobbiamo del resto tenere presente che il cristianesimo è una delle grandi religioni del ricordo, perché al di là delle tecniche della memoria, la questione del ricordo, appunto della memoria in sé, è fondamentale. Bisogna ricordare la passione di Cristo, no? Cosa a cui serve fra l'altro la messa, a cui serve la liturgia, tutte le scansioni della liturgia. Per la vita individuale, ricordare i peccati, diciamo, è fondamentale, ricordare le pene dell'inferno, ricordare le gioie del paradiso, no? Quindi, diciamo, la questione della memoria per il cristianesimo è una questione assolutamente fondamentale. Quindi voi capite come il mondo cristiano è pronto a recepire e anche a trasformare a propria immagine e somiglianza questa dimensione etica, no? Che già il mondo pagano legava alla memoria.
Ma non c'è solo questo, ci sono proprio le tecniche della memoria, perché il predicatore deve ricordare a memoria la predica da fare, no? Specialmente tenendo presente che parla a un pubblico che in gran parte è di analfabeti, ma insomma in ogni caso ha il problema tutt'oggi di farsi ascoltare, no? e di farsi ricordare. Ecco, quindi diciamo la cosa, le tecniche della memoria quindi vengono riciclate nel Medioevo e usate ad esempio dai predicatori. Non solo, ma l'altro aspetto fondamentale, e anche questo per Dante è veramente essenziale, è che le tecniche della memoria, soprattutto in ambiente monastico, ma non solo, anche in ambiente laico, vengono usate per la meditazione. Perché naturalmente, come dire, le tecniche della memoria insegnano a controllare la propria mente. Quindi diciamo anche a porvi un certo ordine, a costruire un certo itinerario. Ecco, teniamo appunto presente tutto questo per capire perché le cose di cui stiamo parlando appunto sono importanti anche per la Divina Commedia. Se voi pensate ad esempio a una tradizione successiva come quella degli esercizi spirituali, no? Di Sant'Ignazio, appunto, cosa insegna Sant'Ignazio? I gesuiti sono grandi maestri di arte della memoria. Insegna a costruire nella propria mente dei luoghi, no? In cui proiettare certe scene legate appunto alla religione e a meditare su questo. Ma questo per darvi un'idea di come dura questa tradizione, no? Cioè che comincia appunto nel Medioevo e che arriva molto, molto in là. Ma veniamo appunto a Dante. Io credo appunto che tutto questo di cui abbiamo parlato sia interessante anche per la Divina Commedia. È un aspetto che appunto è stato dimenticato spesso, così come molte cose sulla memoria sono state dimenticate, no? Sono state dimenticate proprio perché, lo dicevo prima, per noi è difficile immaginare l'importanza della memoria, no? Perché non ne abbiamo più così bisogno, certo, oggi abbiamo il problema di dimenticare a livello individuale, ma insomma è chiaro che normalmente no, non abbiamo più l'esigenza così forte di ricordarci, ci dimentichiamo, abbiamo degli strumenti a cui possiamo fare riferimento. Il mondo di Dante evidentemente è un mondo diverso dal nostro, anche da questo punto di vista. E allora vediamo un po' cosa c'entra la memoria con Dante. Beh, innanzitutto, diciamo, Boccaccio, che scrive la vita di Dante, ci dice che Dante aveva una grandissima memoria. E vabbè, noi gli crediamo. Poi, diciamo, invece, a livello di analisi stilistica, cioè a livello di analisi del testo, questo grande critico che è stato Gianfranco Contini, a cui è dedicata fra l'altro una delle nostre aule, che cosa ha notato? Ha notato, diciamo, che da un lato la Divina Commedia è uno dei testi più memorabili. Ci sono in effetti delle espressioni, non so, non ti curar di lor ma guarda e passa, no? E molte altre, non so, la bocca sollevò dal pieno pasto, e sicuramente ciascuno di voi ne vengono in mente altre, che sono rimaste proprio nella mente, no? Nella mente delle persone, cioè nel senso comune, ecco. Quindi diciamo, Contini ha sottolineato questo, cioè la Divina Commedia è tra i nostri poemi più memorabili, cioè più memorabili. L'altro aspetto che Contini ha fatto vedere è che, pur essendo un poema immenso anche come quantità, diciamo, diversi, troviamo delle stesse soluzioni ritmiche e formali, cioè delle stesse soluzioni stilistiche, che ricorrono a distanza di molti versi. Quindi c'è una specie di memoria interna, diciamo, no, nella commedia. Ecco, sicuramente quindi il tema della memoria è, diciamo, già presente nella critica, ma io credo che possiamo fare anche un passo più avanti, cioè dire sì, non solo il tema della memoria e della memorabilità, ma anche proprio il tema dell'arte della memoria, quindi dei luoghi, delle immagini e appunto dell'ordine. Cosa voglio dire? Beh, voglio dire, diciamo, che se noi pensiamo alla Divina Commedia in generale, no? Nella Divina Commedia, diciamo, c'è una struttura molto precisa. Tanto è vero che tutti i nostri libri scolastici, vi ricordate, no? Anzi voi ve lo ricordate meglio di me, ci fanno vedere lo schema, no? Lo schema appunto dell'inferno, lo schema del purgatorio, del paradiso,
Ecco, e poi diciamo, ho scelto anche questa bellissima immagine di Botticelli che ci fa vedere le sfere, no? Le sfere celesti. E poi, ad esempio, ma potremmo fare vedere molte immagini, vedete in questa illustrazione di un'edizione cinquecentesca come è rappresentato in modo molto forte appunto l'inferno. Quindi un aspetto, diciamo, che noi tutti sappiamo è che appunto possiamo vedere il poema, naturalmente senza ridurlo a questo, però diciamo il poema è anche basato e strutturato, no, su una appunto struttura molto precisa, e la struttura precisa segna esattamente il percorso che il pellegrino fa, quindi i diversi gironi dell'inferno, poi le balze del purgatorio e poi i cieli del paradiso. Non solo, ma se vi ricordate, anche per motivi filosofici, via via, come dire, Dante chiede a Virgilio che gli spiega, no, come funziona l'inferno. Quindi diciamo c'è una consapevolezza molto precisa di questo e noi come lettori appunto siamo invitati a ricordarci questo. Quindi noi possiamo appunto pensare alla Divina Commedia, certo, come quel grandissimo poema che è, ma anche appunto a un testo che ci invita a seguire un percorso, e questo percorso, diciamo, è un percorso che ci fa vedere, ci fa capire e ci fa ricordare la classificazione dei vizi e delle virtù. Quindi diciamo dei vizi, dei peccati, no? Che sono condannati all'inferno, purificati al purgatorio, e poi delle virtù che sono invece premiate nel paradiso. Ora c'è un passo che vedete qua, in cui appunto Cacciaguida sottolinea proprio il rapporto che c'è fra visibilità, memoria e exemplum. Però ti sono mostrate in queste rote, nel monte, nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note, che l'animo di quel code non posa, né ferma fede per sempre caia la sua radice incognita e ascosa, né per altro argomento che non paia. Cioè cosa dice Cacciaguida? Dice praticamente che le anime che Dante ha incontrato nel paradiso, ma evidentemente questo vale anche per il purgatorio e l'inferno, sono anime appunto che aiutano a ricordare e a capire, perché appunto dice che a causa della debolezza appunto della mente umana, appunto abbiamo bisogno di segni visibili, no, per capire. Quindi possiamo fare un passo avanti. Che cos'è la Divina Commedia? Anche non voglio certo ridurla a questo, ma è appunto un percorso che molto ordinato, di luoghi in cui si collocano i diversi vizi e le diverse virtù, e via via, e qui veniamo alla seconda componente, incontriamo dei personaggi appunto che, come dice Cacciaguida, ci aiutano a capire e a ricordare che tipo di vizio, che tipo di virtù, no, abbiamo di fronte. Ecco, e quindi possiamo pensare a questo grande teatro della memoria che è la Divina Commedia come appunto fatto di un percorso di luoghi in cui via via incontriamo delle imagines agentes, come diceva la tradizione della memoria, cioè dei personaggi che concretizzano il vizio e la virtù, che ci aiutano appunto a ricordare il vizio e la virtù. Dante non inventava questo, ma diciamo c'era tutta una tradizione già molto antica che appunto addirittura aveva costruito dei prodotti misti di parole e immagini che aiutavano esattamente a questo, che aiutavano a ricordare la classificazione dei vizi e delle virtù. E vi faccio vedere alcuni esempi. Questa è una miniatura che si trova adesso in Inghilterra, di un manoscritto delle Summa di Peraldo, in cui vedete abbiamo questo cavaliere che ha dalla sua parte sette colombe, che sono i sette doni dello Spirito Santo, e che grazie a questo affronta, vedete questi diavoloni bruttissimi, che sono i sette vizi capitali, e ognuno di loro genera, vedete nella parte diciamo più di sinistra, no? Genera i vizi minori. Quindi qui abbiamo una griglia che è, come dire, una specie di sintesi visiva di volumoni in cui appunto si classificavano, no, i vizi e le virtù, si classificavano
appunto le corrispondenze, le opposizioni tra i doni dello Spirito Santo, i vari vizi capitali e i vizi minori. Oppure un altro schema molto diffuso, forse più noto, è quello dell'albero, no? Dell'albero dei vizi e delle virtù. Questo è un esempio che sta in un manoscritto invece a Firenze, la Laurenziana, dove appunto vedete l'albero delle virtù che naturalmente salgono verso il cielo e hanno alla radice l'umiltà, l'albero dei vizi che invece scende verso terra e ha le radici la superbia. Anche qui vedete una specie di tabula, insomma, no? Una specie di sintesi visiva di tutta una lunga tradizione morale. Qui un altro esempio molto bello appunto di albero delle virtù. Ecco, e poi abbiamo un altro esempio di albero che ci fa vedere da vicino quello che dicevo prima, è l'Ignum Vitae, che fra l'altro si rifà a un testo molto famoso di San Bonaventura. Questa immagine che vedete in un certo senso riassume il libro di San Bonaventura. Appunto è una guida alla meditazione, è una guida alla meditazione, cioè l'albero della croce diventa l'albero che ci aiuta via via, salendo appunto dalle radici fino in cima, a meditare i vari momenti della passione, a meditare le profezie legate, a meditare i vari vizi e virtù. Vedete, è tutto un sistema di associazioni. Un altro esempio è la Turris Sapientiae. Cioè, anche questa era appunto una torre basata, vedete, sulle quattro virtù cardinali, che andava costruita nella mente. Del resto, se voi pensate a tutt'oggi, no? Diciamo edificare, edificazione, che naturalmente ha un senso materiale, ma può avere anche un senso di elevazione, no? Di trasformazione. E una delle tecniche fondamentali di questa tradizione è prendere le metafore alla lettera, quindi è come costruire appunto la Turris Sapientiae dentro di te. E questo è un altro esempio. Potrei farvene vedere molti altri perché sono anche molto interessanti, ma per dire che cosa? Per dire appunto che schemi di questo genere, che appunto condensavano tutta una tradizione, probabilmente venivano portati dai predicatori con sé, era più facile portare un foglio così che un intero volumone, e diciamo appunto aiutavano a appunto ricordare la classificazione dei vizi e delle virtù, aiutavano a meditare sulla croce, aiutavano a costruire la torre della sapienza. Quindi Dante, diciamo, vive in una cultura in cui strumenti di questo tipo erano molto diffusi, cioè tuttora nelle biblioteche antiche di tutta Europa trovate esempi di questo genere. E vabbè, ora non la voglio far lunga, però diciamo, ad esempio, troviamo a volte la Turris Sapientiae anche dipinta nelle chiese. Non so se pensate al cenacolo a Firenze, no? Di Santa Croce, c'è un grande Lignum Vitae. Quindi diciamo, erano immagini che non erano presenti solo nei manoscritti, ma erano diciamo visibili agli occhi di tutti. Quindi abbiamo detto, possiamo vedere la Divina Commedia come anche un grande percorso che ci mette sotto gli occhi la classificazione dei vizi e delle virtù. Dante lo fa nel modo straordinario che sappiamo, però, come dire, viveva in una cultura in cui c'erano già degli strumenti, no? Che facevano questo, che aiutavano appunto a ricordare, a visualizzare la classificazione dei vizi e delle virtù. Cosa succede nel poema? Ecco, vediamo adesso più da vicino. Come possiamo appunto vedere l'arte della memoria in azione dentro la Divina Commedia? E ritorniamo appunto agli strumenti di base che abbiamo detto, cioè l'ordine, le immagini e il percorso. Allora, cominciamo appunto dal percorso, no? Dal percorso dei luoghi. Allora, i luoghi hanno una caratteristica diversa, nel senso che l'inferno è eterno, no? Quindi diciamo i luoghi dove ci sono i diversi dannati stanno lì per l'eternità, sono luoghi fissi per l'eternità, benissimo, non c'è problema dal punto di vista della memoria. Le cose cambiano appunto nel purgatorio, perché il purgatorio è transeunte, diciamo, il purgatorio è l'unica cantica in cui appunto c'è una dimensione del tempo. Ecco, cosa vuol dire questo? Vuol dire appunto che
I luoghi che Dante vede, quindi i vari gironi, no, collegati ai diversi peccati, sono destinati a cambiare. Cioè lui stesso, ad esempio, una cosa su cui forse abbiamo pensato poco, lui stesso, ad esempio, dice, a proposito dell'invidia, gli occhi di Sie mi fiero ancor qui tolti, ma piccio il tempo che poca è l'offesa fatta per esser con invidia volti. Troppa è più la paura onde è sospesa l'anima mia del tormento di sotto, che già lo incarco di laggiù mi pesa. Cioè, cosa dice Dante? Dice, ma io, insomma, peccato di invidia non tanto, quindi starò qui in questo girone poco. Invece, purtroppo, starò più a lungo in quello dove si puniscono i superbi. Quindi, evidentemente, questa, cioè il fatto che le anime siano collocate solo temporaneamente in un girone e che poi, diciamo, siano, come dire, destinate, no, a passare in altri gironi a seconda dei diversi peccati che devono scontare, cosa ci fa capire? Ci fa capire una cosa molto importante, cioè che Dante quindi sceglie di rappresentare, diciamo, il peccato più memorabile. Quindi, diciamo, sceglie di rappresentare le anime del purgatorio collocate nel girone in cui c'è il peccato che più le caratterizza. No, così come, ad esempio, se un altro poeta avesse rappresentato Dante, l'avrebbe rappresentato nel girone dei superbi, non nel girone appunto degli invidiosi. Ecco, e quindi, diciamo, il purgatorio ci presenta, come dirà poi Cacciaguida, come dire, l'aspetto più caratterizzante, più memorabile, no? E quindi questo, diciamo, permette di rafforzare la memoria al di là del fatto che il purgatorio è transeunte, che le stesse anime appunto passeranno poi da un girone all'altro. Cosa succede nel paradiso? Nel paradiso appunto le anime sono lì per l'eternità, ma dove sono? Dove sono? Dante appunto le incontra via via nei vari cieli. Ma in realtà non sono nei vari cieli, perché appunto, come spiega Beatrice, dice appunto che le varie anime, come quelle di Mosè, Samuele, eccetera, non hanno in altro cielo i loro scanni che questi spirti che mota appariro, ne hanno l'esser loro più o meno anni, ma tutti fanno bello il primo giro e differentemente hanno dolce vita per sentir più e meno l'eterno spiro. Qui si mostrarono, non perché sortita sia questa spera lor, ma per far segno della celestial camen salita. Così parlar conviensi al vostro ingegno, però che solo da sensato apprende ciò che fa poscia d'intelletto degno. Cosa dice Beatrice? Dice, guarda che le anime del paradiso non è che stanno alcune nel cielo di Marte, no, stanno tutte insieme, diciamo, nell'Empireo, godendo in modo diverso, seconda dei diversi meriti, ma ci sono mostrate qui perché tu capisca. Noi diciamo certo, perché funzioni la possibilità appunto di riconoscere appunto il sistema morale, no? E quindi anche di ricordare il sistema appunto che sta dietro, no, questa collocazione. Quindi, come dire, è una specie di spettacolo didattico, no, che Dio offre al pellegrino per venire incontro alla debolezza umana. Va bene, quindi abbiamo visto i luoghi, ok? Abbiamo visto i luoghi nel paradiso e nell'inferno sono lì fissi per l'eternità. Cosa più semplice. Nel purgatorio sono temporanei, ma si sceglie il momento in cui, diciamo, si può vedere il peccato più significativo. Nel paradiso in realtà non stanno nei diversi cieli, ma è una specie di spettacolo didattico e di memoria, diciamo, che così viene offerto. Passiamo adesso al secondo punto. Allora, le imagines agentes, cioè appunto, quindi abbiamo un percorso attraverso i diversi luoghi, abbiamo visto come. Come funzionano le immagini sagenti? Cioè, come funzionano le immagini della memoria, no? Quelle che devono appunto essere associate alle cose da capire, da ricordare? Beh,
funzionano attraverso l'incontro, attraverso il dialogo che Dante ha, no, con i diversi personaggi. E come ha scritto uno dei pochi studiosi, Weyrich, che si è occupato di questi temi, funzionano, e questa mi sembra un'idea geniale, attraverso il contrappasso. Cioè, voi sapete tutti che il contrappasso è un grande strumento di base. Cioè, diciamo, uno viene punito a seconda nel modo, no, che è legato al peccato che ha compiuto. Ecco, ma riflettiamo un momento su cosa significa questo. Vi ricordate Bertrand de Born, no? Che porta in mano la sua testa e dice: così s'osserva in me lo contrappasso. Ecco, allora seguiamo questa indicazione, osserviamo appunto in questa immagine terribile lo contrappasso. Beh, Bertrand de Born è stato punito perché ha spinto il principe Enrico III a ribellarsi contro il padre. Quindi, diciamo, vediamo dal punto di vista retorico come viene costruita l'immagine. Cioè, lo Stato, sapete, viene rappresentato come un corpo, no? Viene visto come un corpo. Quindi, come dire, spingere il figlio contro il padre, tanto più che il padre appunto è anche il re, significa come decapitare, no? Il corpo. E allora vedete che tutto questo sistema di è come se, no? È l'immagine di, viene preso alla lettera. E diventa potentissimo. Quindi, diciamo, la tecnica del contrappasso non è soltanto una, come dire, un rendere giustizia, nel senso che, vabbè, te hai spinto il figlio a ribellarsi al padre, allora ecco, nell'inferno vai in giro, no? con la testa in mano. Ma è anche qualcosa che ci mette sotto gli occhi la natura della colpa. Cioè, questo è un punto fondamentale. Cioè, il contrappasso ci aiuta a capire e a ricordare appunto la natura della colpa. Quindi l'incontro con i diversi personaggi appunto funziona da imago agens, nel senso che noi vedendo Bertrand de Born non solo capiamo la colpa che ha fatto, ma ricordiamo la natura del peccato. Quindi diciamo entriamo dentro il sistema morale, no? Di classificazione dei vizi e delle virtù. Quindi diciamo sostanzialmente il contrappasso funziona anche da immagine di memoria, no? Perché è associato appunto alla colpa o al merito, diciamo, alla virtù. Ma c'è un altro aspetto molto importante della memoria in Dante. La memoria in Dante, e vi cito questo passo, diciamo, è nel Purgatorio, dove ci sono appunto gli esempi di superbia. Lui paragona appunto a quelli che sono scolpiti nel suolo a terra, nelle lastre tombali, appunto col ritratto del defunto, e dice: come perché di lor memoria sia, sovra i sepolti le tombe terranee portan segnato quel che egli eran pria, onde lì molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza che solo a Pi dà delle calcagne, si vidio, eccetera. La puntura della rimembranza, cioè lui paragona appunto quello che vede al fatto che appunto sentiamo la puntura della rimembranza quando vediamo i volti di coloro che abbiamo perso e che abbiamo amato. Quindi questa è un'altra caratteristica molto importante, cioè la memoria per Dante, la memoria che lui mette in scena nella Divina Commedia è una memoria piena di passioni, appunto, è una memoria che ci punge come la puntura della rimembranza, no? E naturalmente ci sono moltissimi passi che potremmo citare, ma mi limiterò a ricordare Francesca da Rimini: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, no? Cioè il ricordo trascina con sé le passioni. Ecco, oppure Ugolino: tu vuoi io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, e così via. Sicuramente voi potete pensare molti altri esempi. Quindi abbiamo visto appunto che la memoria è sì una memoria intellettuale, è la memoria dei vizi, la memoria delle virtù, ma è anche qualcosa di più, è la memoria appassionata, diciamo, una memoria che sa pungere il cuore, no? Appunto, che ti trascina con sé le passioni. A che cosa, come dire, a che cosa è affidato questo gioco, diciamo, tra presente e passato, tra il giudizio morale e appunto le passioni, no? Che il ricordo trascina con sé? Beh, guardiamo
l'inizio del poema, il luogo, diciamo, più memorabile, no? Per eccellenza, che infatti tutti noi sappiamo a memoria. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vi era smarrita. Ah, quanto dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Che nel pensiero rinnova la paura, no? La puntura della rimembranza. Ma guardiamo i verbi. Nei verbi, appunto, c'è una, diciamo, ci sono due sostanzialmente verbi, il passato e il presente. Il passato, appunto, è il passato, diciamo, del mondo narrato, come ci ha insegnato Weyrich, è il passato dell'agens, cioè, vi ricordate la famosa domanda di Contini, chi è che dice io nella commedia? Dice io il pellegrino, no? Che appunto passa attraverso i vari luoghi. E poi dice io l'auctor, dice io il poeta che racconta quelle vicende. Quindi appunto possiamo dire che, come in questo brano, ma in moltissimi altri, l'opposizione, diciamo, tra il passato e il presente è l'opposizione appunto tra il racconto del pellegrino, cioè l'esperienza del pellegrino, e il presente, no, del poeta, di chi appunto ci presenta appunto quella vicenda. Ma cosa succede? Succede che proprio quello che ho chiamato la memoria appassionata, la puntura della rimembranza, in un certo senso rompe questa distinzione, che nel pensiero rinnova la paura. Cioè non è soltanto appunto il pellegrino che nel passato ha provato questo, chi scrive riprova quello, cioè che nel pensiero rinnova la paura. E questo è veramente affascinante, andrebbe studiato, diciamo, a fondo nella commedia. Cioè il fatto che proprio la memoria, con la sua carica non solo intellettuale di conoscenza dei vizi e delle virtù, ma con la sua carica di passione, diciamo, rompe, no, le distinzioni. E guardate, rompe le distinzioni appunto non solo fra i diversi aspetti dell'io, non solo tra appunto l'agens, il pellegrino e il poeta, ma anche tende a rompere distinzioni con noi che leggiamo. Cioè, in un certo senso, noi che leggiamo siamo invitati a essere catturati, diciamo, dalla passione, no, che la memoria porta con sé. Ecco, e vi faccio un esempio, diciamo, che penso possa far vedere questo. Avete presente che in fondo all'inferno, no, nella Caina, appunto, stanno coloro che hanno tradito e ucciso i parenti, quindi stanno nel ghiaccio perché sono insensibili al calore dell'umano. Quindi vedete, qui torniamo al contrappasso, no? Torniamo a questa capacità straordinaria che Dante ha di reificare le metafore, no? Di prendere alla lettera, di farcele quasi toccare. E dice appunto: poscia vid'io mille visi cagnazzi, fatto per freddo, onde mi vien riprezzo e verrà sempre degelati guazzi. Come funzionano qua i tempi verbali? Non solo abbiamo il passato e il presente, ma abbiamo anche il futuro. No, quando dice verrà sempre degelati guazzi, cioè cosa è successo? È successo, diciamo, che il pellegrino, no, ha visto appunto nella Caina i traditori dei parenti conficcati nel ghiaccio e, come dire, l'aspetto morale si è tradotto in un aspetto fisico, no? A freddo anche lui. Ma non solo questo capita tra passato e presente, ma capiterà sempre nel mondo terreno, nel futuro. E verrà sempre gelati guazzi. Ogni volta che io vedo una palude, diciamo, ghiacciata, no, questo mi farà venire in mente quello. Ma che tipo di ricordo è? È un ricordo morale, un ricordo intellettuale, ma nello stesso tempo è un ricordo fisico. Cioè appunto la puntura della rimembranza si incide nel corpo, no? Tuttora sempre mi verrà degelati e guazzi. E appunto vedete com'è affascinante guardare questo, cioè che praticamente il gioco della memoria, cioè, ci trascina dentro, cioè noi che leggiamo siamo invitati a nostra volta, no? Sentire freddo, e quando vediamo i gelati guasti, cioè quando vediamo nella realtà fisica le acque gelate, siamo invitati da Dante a ricordare la Caina. Quindi veramente, come dire, un'etica del lettore, no? che lui cerca di creare, e cerca di crearlo attraverso la forza dell'immaginazione. E questo è veramente
qualcosa di molto interessante, anche legato a tutta la cultura dell'immagine che è tipica, fra l'altro, nel mondo cattolico, nel mondo protestante. Ricordo un collega con cui parlavo di queste cose, che appunto venendo da una tradizione protestante mi ha detto subito: ma come, la forza dell'immaginazione? L'immaginazione è pericolosa. Sì, può essere pericolosa, certo, anche diciamo, la tradizione cattolica può essere pericolosa, però ecco, qui siamo di fronte al tentativo invece di usarla, no? Di usarla in senso morale e di usarla, come vedete, quasi magicamente, insomma, no? In modo da coinvolgere non solo la dimensione etica, ma anche appunto la dimensione del corpo, la dimensione fisica. Vi faccio soltanto un altro esempio di questo fatto, diciamo, di come appunto la puntura della rimembranza, con tutto il carico morale che ha dentro di sé, si trasforma anche in un gesto fisico. Ecco, vi ricordate appunto il girone dei superbi, no? Dove appunto Dante diceva che avrebbe passato anche lui un po' di tempo, e questi vanno carichi sotto appunto un peso terribile, e Dante, che sa che a sua volta, diciamo, no? Fa parte, diciamo, di questo mondo, a sua volta conosce cos'è la superbia, appunto si inchina a sua volta, fino a che appunto Virgilio lo invita a risollevarsi. Di pari come buoi che vanno a giogo, mandava io con quell'anima carca, finché il sofferse il dolce pedagogo. Ma quando disse: lascia lui e varca, che qui è buono con l'ali e coi remi, quantunque può ciascun pinger sua barca, dritto siccome andar volsi rifemi con la persona, avvegna che i pensieri mi rimanessero echinati e scemi. Cioè appunto anche qui, no, abbiamo il contrappasso, però vedete come diventa fisica l'immagine e come lui appunto, che in quel caso si sente partecipe, diciamo, di questa colpa, anche come dire traduce, no, nel proprio corpo quell'atteggiamento. E è molto bello vedere appunto, non so se si riesce a vedere bene, come Botticelli ha interpretato questo, perché vedete sulla destra ci sono Dante e Virgilio tutti e due in piedi, no? E poi via via si vedono i personaggi del Purgatorio curvi sotto il peso, e poi via via, vedete, nell'ultima scena anche Dante, no? Si curva, si piega. Ecco, quindi che cosa possiamo dire? Ecco, possiamo dire quindi che la memoria è sicuramente molto importante nella commedia, ma se noi pensiamo alla tradizione, diciamo, anche agostiniana, no? Di quelle che sono le tre facoltà dell'uomo, l'intelletto, la conoscenza, appunto la memoria e la volontà, e che sono poi un modello trinitario, nel senso che sono tre ma sono molto legate fra di loro. Ecco, la nostra tradizione critica ha studiato soprattutto l'intelletto, quindi l'allegoria, no? Ha studiato la volontà, cioè ha studiato ad esempio gli exempla morali, no? Che serve la volontà. Abbiamo dimenticato appunto la memoria, e invece è importante ricordarci anche di questo. Ma ecco, ho cercato di farvi vedere quindi come il percorso che Dante fa è anche un percorso di memoria, diciamo, ma di memoria nel senso forte, diciamo, che la memoria ha nella cultura medievale. E poi ho cercato di farvi vedere il modo assolutamente geniale in cui lui reinterpreta questa tradizione. Ecco, ma possiamo chiederci, ma fino a quando funziona, no, questo procedimento di memoria? Funziona finché è possibile, perché a un certo punto, appunto davanti alla vista divina, Dante dice: da quinci innanzi il mio veder fumaggio che il parlar mostra, che tal vista cede e cede la memoria tanto oltraggio. Cioè c'è qualcosa di ineffabile, di indicibile, e appunto il percorso attraverso le immagini a un certo punto è, come dire, non funziona più. E così, insomma, volevo solo farvi vedere che ad esempio anche in un altro poeta precedente a Dante, come Jacopone da Todi, appunto succede qualcosa del genere, perché lui come dire, scrive delle laude in cui le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, vengono descritte, e vi faccio vedere una immagine del 600 che è ispirata alle laude di Jacopone. Quindi la pratica delle tre virtù viene descritta come appunto una salita, no, attraverso gli alberi, che è uno, insomma, che ci rinvia a quello che abbiamo visto prima, no? Gli alberi dei vizi e le virtù.
Ecco, cosa dice Jacopone? Jacopone quindi scrive delle laude in cui via via descrive i vari alberi su cui salire e poi alla fine dice: chi arriva in alto, chi li ogne, bene pleno dello spirito divino, fatto è uno serafino e sguarda della Trinitate, e tutti gli stati allassati, e gli tre arbori aspezzati, e gli tre cieli affracassati, e vive nella Deietate. C'è lo stesso procedimento che in Dante, cioè tu via via costruisci il percorso, costruisci le immagini che aiutano a ricordare il percorso e alla fine distruggi questi strumenti che hai usato. Appunto, vedete, con queste immagini in Jacopone anche molto violenti, ho fracassato, no, gli alberi. E c'è tutta una tradizione nell'arte della memoria come dimenticare, perché anche dimenticare può essere doloroso, può essere difficile, e allora ci sono delle tecniche anche molto violenti attraverso cui dimenticare. In un certo senso anche Dante dimentica, o meglio, non dimentica perché scrive la Divina Commedia, diciamo, però mette in scena la difficoltà, no, di ricordare fino alla fine. In realtà i versi che abbiamo letto, come dire, soprattutto vogliono mettere in scena questa tensione tra la volontà di dire e la difficoltà di dire, la difficoltà di ricordare. Tanto è vero che anche dopo i versi che abbiamo citato troviamo... Eccoci, troviamo versi di questo tipo: quasi tutta cessa mia visione e ancora mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa, e poco dopo la forma universale di questo nodo credo che io vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento ch'io godo. Quindi vedete, la memoria si affievolisce, ma resta la passione, appunto, sento che io godo, oppure mi distilla nel cuore il dolce, no, che nacque da essa, che è veramente un modo straordinario di mettere in scena proprio questa tensione, no, tra la volontà di dire, l'ineffabilità, però anche la traccia memoriale di passione, appunto, che tutto ciò ha comportato. Ecco, io insomma mi vorrei fermare qui dicendo soltanto questo, che non è che io pensi, diciamo, che recuperare la dimensione della memoria significhi trovare una specie di chiave universale della Divina Commedia. No, significa soltanto, come dire, usare anche un altro strumento per provare almeno a entrare in quel mondo di affascinante ricchezza e bellezza che è il poema di Dante. Grazie. Se ci sono domande. Non so se voglio prendere il caffè. Ho dimenticato tutto. Avevate già sentito parlare dell'arte della memoria? No. Sì, qualcosa sì. Ci vuole il caffè, ok. Allora, molti mi hanno fatto domande così, privatamente, diciamo. Per favore, fatemele anche pubblicamente. Dunque, tanto non so, c'è appunto una collega che ha fatto presente che ci sono delle civiltà che non usano appunto la scrittura e lo stesso coltivano la memoria, cosa assolutamente vera. Naturalmente poi
bisogna vedere quanto diciamo è una scelta questa di non usare la scrittura, quanto invece diciamo sia legata, no, alla tradizione, alla non conoscenza della scrittura. Altri appunto mi hanno detto che con i ragazzi c'è il problema, sì, della mancanza di memoria, diciamo, sia nel senso di identità di sé, vero? Ecco, magari lei può dire meglio di me, prego. No, io volevo dire questo, forse anche socializzare un attimo con i colleghi, perché comunque il messaggio forte di questa lezione penso sia proprio questo, cioè centralizzare sulla memoria come capacità di ritornare a se stessi, esse nostre velle, che è poi il centro, no, trinitario attraverso cui poi si recupera la natura di sé. È importante presso i ragazzi, perché oggi noi viviamo questo vuoto, questa mancanza di identità, e nel dialogo interculturale che comunque noi siamo chiamati a in qualche modo ad affrontare, a far affrontare i ragazzi, perché comunque l'ascolto dell'altro, l'incontro con l'altro è fondamentale. Quindi il dialogo e l'identità passa da questo. Io, per quanto mi riguarda, trovo grande difficoltà nel dialogare e nel fare ricordare che nell'incontro con l'altro bisogna ricordarsi della propria natura, della appartenenza a una civiltà. Noi in fondo a scuola, anche utilizzando Dai promessi sposi a Dante Alighieri o comunque tutte le grandi opere, abbiamo sempre cercato di promuovere questo, e quindi molto probabilmente bisognerebbe lavorare un pochettino più su questo aspetto. Grazie. Sì, appunto, io credo che il dialogo sia molto difficile, però essenziale, e cioè, non credo che, come dire, il negare la propria identità sia un modo per fare il dialogo. Credo che, anche se è più facile dirlo che farlo, lo dico subito, però diciamo il messaggio forse da trasmettere è che non è che non negando la mia identità, come dire, offendo un'altra identità. Cioè, questa è la cosa di fondo, no? Cioè, è un senso di rispetto verso noi stessi e verso gli altri, però questo so che è molto difficile da far passare. Cioè, l'idea appunto che si dialoga tra persone che hanno una diversa identità, sia tra di noi, ma sia tanto più quando veniamo da una tradizione culturale e religiosa diversa, sicuramente. Ci sono domande? Prego. Sì, no, io volevo fare un'osservazione, cioè questa lezione mi ha aperto un mondo, nel senso che a me capita, nella mia esperienza, io insegno in un liceo, che appunto la commedia, in un liceo scientifico però non classico, quindi che la commedia sia molto più apprezzata dai ragazzi che altri aspetti della letteratura italiana, cioè loro amano molto Dante rispetto magari a cose che possono sembrare più vicine. E allora, ecco, lei mi ha fatto capire questo, cioè i ragazzi, appunto, il loro modo di apprendere è molto per immagini. E quello che mi, appunto, mi si è accesa la lampadina sentendo la sua lezione è che probabilmente proprio questa capacità di Dante, no, di esprimere dei concetti anche molto difficili, molto astratti, insomma, soprattutto nel Paradiso, attraverso l'immagine, ecco, forse è questa una chiave, perché io mi domandavo perché poi loro fossero così in realtà appassionati, no? Vabbè, dipende forse anche dall'insegnante e tante cose, però le classi cambiano e io questa cosa la trovo abbastanza costante nel tempo. Ecco, lei mi ha fatto capire il perché, perché appunto questa cosa di trasformare in immagini i concetti e di il contrappasso appunto come memorizzazione, no? Cioè cos'è l'invidia, gli occhi cuciti, cos'è la superbia, il masso che si porta addosso, ecco, questo mi sembra che forse è la chiave. Però appunto è anche la chiave per avvicinarsi a loro, perché loro utilizzano per imparare continuamente lo strumento dell'immagine. Quindi è forse questa la maniera, no? Per poi presentarli anche a altre cose. Beh, intanto mi fa piacere, no, mi ha dato un altro, quindi lo potete tenere.
Mi fa piacere appunto che a ragazzi piaccia Dante, e beh, poi dipende sempre anche dall'insegnante, questo non c'è dubbio. Sì, diciamo che noi qua a Pisa, qua ci sono appunto anche Serena, Paolo e altri, lavoriamo molto su questo, sia perché ci crediamo, nel senso che anche da un punto di vista storico pensiamo che sia importante superare questa distinzione tra parole e immagini. Ad esempio abbiamo lavorato molto anche sull'Ariosto in questi anni. Quindi diciamo, noi ci crediamo come linea di ricerca, però sicuramente funziona anche didatticamente, no? Che, non so, voi avete avuto questa esperienza a Figline, vero? C'è un'altra domanda là? Prego. Grazie, buonasera. Dunque, io insegno in un istituto tecnico. Ho una quinta che ovviamente non fa Dante, per cui mentre lei parlava, io ho apprezzato molto questa lezione, mi chiedevo come poter fruire, no, di questo percorso di memoria a livello proprio di catarsi, quasi di rivedere se stesso, anche nel programma di quest'anno, non tanto una memoria, diciamo, per recuperare la propria identità, però soprattutto, come diceva lei, per creare un percorso dove i vizi, le virtù, ovviamente il tempo è poco, nel senso che poi magari, cioè, insomma, fra oggi, domani avrò la possibilità di concentrarmi da sola, però ecco, è questa domanda che mi sono posta, e quindi magari se qualche collega, ho pensato alla coscienza di Zeno, cioè a poter recuperare un percorso di memoria per arrivare poi anche a una conoscenza di sé, in fondo anche lì, ma è una cosa che butto lì, perché ancora avrei bisogno di pensarci, quindi non lo so, uno scrivere per rivedere i miei vizi, le virtù, i miei sbagli. Ho pensato a un Primo Levi che non a caso recupera Dante. Ecco, questo dico, come è possibile fruire di questa sua lezione in un programma di quinta che io, insomma, sto affrontando con i ragazzi, ma dove purtroppo Dante non è presente. Grazie. No, mi fa piacere che appunto le siano già venute in mente, cioè mentre lei ci poneva la domanda già, no, già le risposte. Quindi appunto sì, credo che il tema della memoria è veramente un tema così essenziale, così di base, così come appunto il problema del rapporto parole-immagini. E beh, gli esempi che lei faceva sono già straordinari, perché insomma, se noi pensiamo alla coscienza di Zeno, già lì è una memoria come veniva attraversata la psicanalisi, capito? Quindi è già un'altra cosa rispetto a questa memoria qua. E il testo di Levi è straordinario, come dire, è ricordare un testo che ti aiuta a sopravvivere in una situazione, no, allucinante. Quindi diciamo, io credo che siano suggestioni che poi si possono variamente declinare, quindi grazie già per aver dato qualche indicazione. Aveva promesso una domanda? Sì, sì. Allora le do intanto. Prendo il microfono. Mi chiedevo con la collega se la scelta dei personaggi che Dante mette nella commedia attenga appunto alla memoria, al fatto che questi personaggi rimangano eterni. Ah, diciamo, intanto lui aveva una buona opinione di sé, vero? Perché sceglie lui chi mettere. Quindi diciamo, sicuramente lui pensa che in questo modo li renda eterni, no? Così come dice, sempre mi verrà, cioè... È uno che come poeta ha una buona opinione di sé. Poi sicuramente qui c'è questo bellissimo vecchio saggio di Auerbach, Dante come poeta nel mondo terreno, oppure gli studi recenti, no? Che su tutta la dimensione politica, sicuramente lui fa delle scelte che sono delle scelte non banali. Ecco, quindi io qua non faccio altro che citare Auerbach. Quello che rende affascinante tutto questo è la tensione, diciamo, tra il fatto che si parla del signor XY, del papa tale, del politico tale, di Francesca Danini, cioè si parla della storia, cioè di gente vera, concreta, allo stesso tempo, appunto, no? Diceva Auerbach, hanno questa dimensione figurale, allo stesso tempo vengono proiettati in una dimensione di infinito, di eternità, perché diventano, cioè, io lo posso dire in un altro modo, anche figure di memoria, no? Appunto, di alcune categorie. Quindi c'è questa tensione. Poi, non so, qualcuno di voi giustamente mi faceva notare che tra appunto gli strumenti di memoria che la commedia mette in atto,
c'è il riferimento alla geografia, appunto, noi qua, il monte per cui Pisani vede Lucca un po', no? Cioè, e così via, cioè effettivamente, come dire, anche la precisione, no? Di, è chiaro che tutto questo è pazzesco se ci pensiamo, eh? Il monte per cui Pisani vede Lucca un po', no? Appunto, in un contesto di eternità. Cioè veramente, noi siamo abituati, però se ci pensiamo un momento, no? Cioè, capiamo meglio cosa fa. Questa tensione proprio tra la storia e l'eternità, tra il concreto, no? E l'infinito, è veramente sì, straordinario. Allora, sì, è uguale. Allora, io pensavo, no, la memoria come trattenere, da un lato però anche come nascondere, ecco, questa parte abbiamo visto nel finale, no? Dante di fronte alla visione di Dio, la memoria cede, ecco, in quali altri momenti della Divina Commedia c'è questa, uso una parola impropria, rimozione quasi? Io credo che questa domanda in realtà si colleghi a quella prima, nel senso che appunto Dante fa una scelta, no? Fa una scelta, quindi, come dire, di perdere la vigna, cosa fa? Ci presenta il momento del suicidio, quindi fa un'azione anche di rimozione, cioè nel momento in cui, no, trasforma appunto i personaggi o in figure, come diceva Dante, no? O in immagini di memoria, fa una scelta, e in questa scelta c'è anche una rimozione, no? di altri aspetti che non rientrano. Non so se ho risposto alla sua domanda. Diciamo che la questione, questo fa sempre parte della narrazione, no? Fa sempre parte, diciamo, del modo in cui ci si confronta con la storia, sicuramente. E naturalmente, in un poema come questo, in cui non solo lui si confronta anche in modo molto violento con la storia contemporanea, ma addirittura la proietta nell'eternità, il meccanismo che è proprio di qualsiasi narrazione storica, lo sappiamo, no? Di scelta, di rimozione, diventa ancora più forte. Poi, diciamo, l'esempio che citavo io invece è legato alla dimensione dell'ineffabilità, no? Dell'ineffabilità. Quindi, diciamo, è un altro aspetto. Però anche lì è molto complesso, perché quando lui ci dice cede la memoria a tanto oltraggio, va bene, però ce lo dice alla fine della terza cantica, eh? Cioè, dopo che c'è, capito? Quindi, diciamo, è anche una dimensione retorica. Guarda un po' io cosa ti ho fatto. Quindi, diciamo, è sempre, no? Sempre un gioco, diciamo, di memoria e di oblio. Bene, forse siamo. Va bene, grazie molte e buon lavoro. Io volevo ringraziare la professoressa Lina Bolzoni che ci ha regalato un pomeriggio meraviglioso, e grazie a tutti voi per essere qui.